Allora, funziona così. Vi create il personaggio. Avete con lei il vostro inventario. Questo è il grimorio per gli incantesimi. Di base avete gli incantesimi arcani. Voi potete prendere le essenze che trovate in giro, natura, vita, ombra, eccetera, posizionarli qui dentro. Adesso vi faccio vedere. Vediamo se riesco a raccoglierne una. Queste qua sono essenze di natura, se non vado errato. Le sto colpendo con l'accetta. Ed è una roba che in teoria non si fa. Bisognerebbe usare l'incantesimo di raccolta, così non distruggete l'arma. Ecco, essenza di luce, scusate. Prendete la vostra essenza di luce, la mettete qui. Potete scegliere incantesimi di attacco oppure incantesimi che fate su di voi. Allora, ogni essenza vi fa cambiare incantesimi. Ogni arma vi fa cambiare incantesimi. Se io questa qui la metto su un'altra arma, tipo i guanti, gli incantesimi che troverete qua sono diversi: condanna, grazia, espiazione, pacificazione. Vabbè, pacificazione è uguale. Questo qua è quello per addomesticare le creature. Se noi mettiamo per esempio la bacchetta. Assoluzione, grazia, espiazione e pacificazione, questi sono uguali, sta cazzo, vabbè. E il mio bastone che fine ha fatto? C'avevo anche un bastone, ma l'ho scassato. Comunque, gli incantesimi poi li potete potenziare con delle risorse che trovate in giro e fondamentalmente saranno il vostro modo di attaccare con gli incantesimi. C'è la parte di creazione dove potete costruire un sacco di roba e qua ne vedete solamente una piccola parte. Questo qua è la lista degli engrammi. Ogni volta che livellate avete la possibilità di imparare, ok, cibi, armi, armature, anelli e pezzi per la casa. In più, non so, il calderone per fare le pozioni. Vabbè, il trono che serve per montare casa, forzieri, pietre rigeneratrici dove potete spawnare in quel punto, come letto, cos'è come letto? Focolare per cucinare, la fucina per sciogliere i metalli, la stessa cosa di Ark, insomma. Questa è la parte di social. E questi qua sono le creature domate, ne potete avere se non sbaglio per ora 4. Ok. Qui vedete la salute, il mana, i danni che faccio e la capacità di carico. Qui sotto, vediamo dove la mia immagine, ok, quindi si vede. Qui sotto c'è la vostra barra veloce, dove mettete gli oggetti che volete utilizzare. Io per adesso ho messo le zuppe per mangiare. Qua ci sono le vostre armi. E qua c'è l'attacco col sinistro del mouse e l'attacco col destro. Perché? Perché qua voi potete scegliere l'incantesimo che create, se metterlo sul tasto sinistro del mouse o sul tasto destro. Ok? Bene. Allora, io in questo momento ho creato la scopa volante, la scopa del pellegrino, quindi con F la tiro fuori e ci vado in giro. Il problema di questa scopa è che consuma mana. Vedete la barra del mana che si abbassa? Ok? E adesso ho costruito casa vicino a questa pozza del mana. A tutti gli effetti, se io ci casco dentro, mi rigenera il mana. Sono viola, sì, sono viola. In alto a destra vedete le quest. In questo momento sto giocando in un server PvE, però ci sono anche server PvP. Ok? Bene. Detto questo, adesso ci studiamo. Ci ho giocato una volta sola, raga, quindi abbiate pazienza un attimo che devo ricordarmi certe cose. Ci studiamo l'abilità per addomesticare e per addomesticare funziona così. Voi dovete prima abbassare la vita della creatura a pochi punti ferita. Quando è a tipo da 1 a 10 all'incirca potete attivare l'incantesimo di pacificazione e addomesticare una creatura. Bisogna stargli attaccati, fondamentalmente. Stargli attaccati e pacificare.
tanto pacificare. Cioè, non dovete perdere il channeling dell'incantesimo sulla creatura. Allora, mettiamo questa. Questa è pacificazione. Vedete, recluta creature selvagge con l'incantesimo di addomesticamento divino. La pacificazione può essere lanciata da un gruppo di giocatori. Più bassa è la salute della creatura, più rapidi saranno i suoi effetti. E lo mettiamo sull'ascia. Ma sì, mettiamolo sull'ascia. Qua. Questo. Qua. E facciamo creare. Eccolo qua. Pacificazione. Significa che adesso sull'ascia, si usa il tasto destro. Vabbè, adesso non lo fa perché giustamente non ho una creatura da pacificare. Però in teoria qua starebbe già accennellando. Questo è l'incantesimo del sinistro. Va bene, andiamo a fare una prova su un cazzo di cinghiale. Scusate, chiudo la porta che non si sa mai. Allora. Ok. Allora, vediamo un po' cosa si trova qua in giro. Vi faccio vedere la mappa. La mappa è abbastanza grandina. Io sono partito da qui. In questo momento mi trovo qua, dove c'è il trono. Qua sotto c'è la mia freccia. Scusate, questo continua a volare. E qui è dove ho trovato le risorse per poter costruire la scopa. Ho attaccato questo accampamento nemico fatto di folletti. E non so se avete visto il video messo su YouTube. Comunque lì c'è tutta la scena. È molto divertente, devo dire, come gioco. Però non vedo creature. Oh, vediamo se c'è qualche. Ok, cristalli. E qua funziona alla stessa maniera, eh? Raccattate la roba. Cioè, c'è l'albero. Menate l'albero con l'accetta e raccogliete risorse. Ok. Ho scassato. Non ci credo. Ho rotto l'arma. Quindi addio incantesimo di pacificazione. Un attimino. Che siccome non ho ancora costruito l'aggeggio per riparare. Dunque, forse sul banco da lavoro posso riparare. No. Sul banco da lavoro? Banco da lavoro. Come si ripara? Equipaggia, lascia cadere. No. Ok, facciamo che lo ricreiamo. Allora, anche questo è scassato. Allora, quando rompete un oggetto, gli incantesimi che ci sono sopra vanno a farsi benedire direttamente. Quindi io ho le essenze di luce. Le mettiamo su. No, ricostruiamoci l'accetta, scusate. Che quella mi serve. Dov'è? Arma. Ascia di pietra. Pietra e legna. Qua non c'ho la S plus. Quindi tutta a manina. Pietra e legna. La vedete la legna? Assolutamente no. Però ce n'ho dietro di un po'. Ok. Quindi inventario. Creazione. Ascia, crea. Ok, qua vedete la barra di progressione. Sta creando l'accetta. Poi ci metteremo gli incantesimi. Ovviamente dicevo che quando mettete delle essenze e l'arma si distrugge, l'essenza la perdete. L'unica che vi rimane sempre come essenza è quella questa qua, dov'è? Questa qua, arcana. Ok. Per esempio qua ho messo sulla bacchetta l'essenza arcana, quella di base, e c'ho l'incantesimo radici dell'ira e l'incantesimo carapace. Sui guanti ho messo grazia, ho messo l'incantesimo di luce, quindi ho guarigione e espiazione. Allora, con questo lancio dei raggi che guariscono gli altri giocatori, con questo invece guarisco me stesso. Va bene, allora l'accetta ce l'abbiamo, quindi equipaggiamola. Dove che si equipaggia qua? Perfetto. E dicevamo, ci mettiamo qua.
qua sull'accetto, facciamo così. Qua pacificazione, lo voglio qui. Ok, e di qua esplosione arcana. Ah no, devo metterci un altro. Cosa potrei metterci di qua? Condanna santuario. Colpisce i nemici e li condanna per 10 secondi. L'esplosione di danni inflitti a una creatura sarà assorbito per guarire l'incantatore. Un aura di gigante guarisce i tuoi alleati. No, facciamo questo. Qua, questo. Vediamo. Oh, bello, vediamo questo, non l'ho ancora visto. Cosa fa? Paura. E gli ciuccia la vita. Va bene. Allora. Andiamo a cercare un cazzo d'animaletto da domesticare che non ho ancora provato. Allora, dovete pensare che questo... Ciao Mario, buonanotte! Questo qua è un arc ancora dei primordi, eh. Oh, uno scheletro. Posso domesticare uno scheletro? Non credo. È l'unico? Sì. Andiamo a provare questo nuovo attacco, sono curioso. Livello 5. Ma ti faccio qualcosa? Non ti faccio un cazzo. 50 di danno. Vabbè, ma non ti faccio niente con questo incantesimo, vai a cagare. Carapace. Ho finito. Ho finito il mana. Devo attaccarlo con l'accetta. Aveva un botto di vita. Ok, saccheggio tutto. Allora, era inutile che mi mettessi a domesticarlo. Lì c'è un... No, non c'è. Ma cazzo, ma era pieno di orsi sto posto. Non c'è il mana. Ah, qua ci sono le zone, quindi questa è un livello 1-12. Dovrebbero eliminare la notte in questi giochi. Purtroppo non so come aumentare. Qua non c'è. Non penso che ci sia il gamma. No. Qua c'è in prima persona. Dai, ma io non ci credo, raccoglio uva orsina bella. Ecco, questo suono che sentite è perché sto facendo un pezzo della quest. Sento dei lupi. Minchia, ma è assurdo. Non c'è un animale. Eccolo là. Ma le mani? Ah, curano, giusto. Allora, lo attaccherò con l'accetta per non saccagnarlo troppo. Però prima mi lancio questa. Allora, vediamo un po'. Vedete com'è un po' rincoglionito? Ma mica tanto rincoglionito. Ok, vediamo un po'. Piano. No, aspetta, aspetta, porca puttana. Un attimo. Cazzo. Vieni qua. Dai. Zio Beduino, ma sei proprio stronzo. Dai, figa. Devo da domesticarti. Quanto sei? 67. Proviamo così. Ah, figa. Cos'era questo? Mi sono tirato una zuppetta. Dovrebbe farmi correre più veloce e farmi reccare più mana. C'è pure l'avvoltoio. E sei tu? Sei tu, vediamo. Eccolo, eccolo. No, 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 aspetta, lascia sta. No. Ah, va che mi caga il cazzo. Fermo. Ok, stai lì. Buono. No, è sasso. Ci vuole un po'. Vedete il cerchio? Non so se riesco a farvelo vedere. C'è un cerchio intorno alla sua capoccia. Puttana, l'avvoltoio di merda. Va, fa un culo.
C'è un cerchio intorno alla sua faccia. Vieni qui, stronzo di un lupo. Spero che ci siano delle trappole anche qua. Eccolo qua. Vedete che sta completando? Appena finisce di completarsi, dovrà riuscire. Eccolo. È mio. Accetta. Oh, ce l'ho! Fico. Oh, la prima creatura che ho preso. E inserisci nome. Lupus in fabula. Accetta. Il tuo nome può contenere solo lettere e numeri. E che cazzo vuoi? Lettere e numeri ho scritto. Lupus. Oh, ma che cazzo? Lupus. Mi segue, Lupus. Dove minchia vai? Cazzo, i comandi non li so. Ma va per i cazzi suoi? Torniamo a casa. Qua. Dov'è? Casa. Ho messo il simbolo. Là. Giusto? Qua. Lui viene con me. Ha capito che deve venire con me. Vediamo se viene con me. Ha capito una sola. Vuole farmi capire che comanda. È un cazzone di lupo. Che c'è? Interagisci con la creatura. Resta. Difesa, aggressivo, passivo, difensivo, punto numero uno. Poi, questo è il suo inventario. Fico! Poi c'è anche la sella, eh? Allora, questo cosa fa? Segui, aggressivo, segui, difensivo, segui, passivo. Ok, e questo cosa fa? Congeda, no, col cazzo. E questo? Equipaggia sella. E non ce la devo costruirla. Dovrei averla, tra l'altro, fatemi vedere. La possibilità di creare la sella. Sella. Qua. No, qua sono le pappe. Cappello. Anelli. Scarpe. Pantaloni. Cazzo, sta la sella. È nell'altro, forse. Semi. Era G? No. P? No. N? No. B? B. Ok. B? B? No. B magico. Trono? No. No. Cazzo sta la sella. Questo è un altro menu che vi permette di costruire le cose in casa. Che evidentemente non è qua. Va bene. Come non detto. Mi segui, no? Sì, abbiamo detto che mi segue. Torniamo a casa. Di là. Ti sta seguendo? Sì. Bravo, lupo. Lupus, lupus. Lupus in fabula. Hop. Questa è una piccola scopa, per adesso. Vediamo. È lì che mi segue. Va, bravo, Lupus. Lupus Ezechielis. Questo funziona come il grifone, vedete? Se vai giù, lui accelera. Segue Lupus, bravo Lupus. Venga, venga, che ho esaurito il mana, qua mi sfrace la terra. Ce la facciamo fare almeno questa salitina. Cazzo, meglio farla di qua che quello non sale. Ecco, è finito l'effetto della scopa. È un po' come la scopa della Rowenta, nel senso che quando finisce la batteria, la scopa elettrica va più. No, ce l'ho la sella, credo proprio di averla, l'avevo studiata. Ma non mi ricordo come si crafta. Conoscenza. Stai a vedere che non l'ho studiata davvero. Chi è? Un orso. Attacca! Cazzo, attacca! Ma sei un merdone. Attacca! Lupus di merda. Attacca! Aggressivo. Cazzo, mi devo curare. Aspetta, non attaccare più che lo provo a tamare. Difensivo. Vieni qua.
No, 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 me, caga me. Ok. No, bano. Ma che mi sciotta l'uomo adesso? Ma... Sei uno stronzo. E non cambia, raga. È arc o... cambia un cazzo. Non riesco. Adesso perché non vieni, strunzo? Eri passivo, brutto merdone. Eri difensivo. Non eri passivo. No, resta aggressivo. Allora, resta politica di star fermo. Ma io non voglio che tu stia fermo. Io voglio che tu mi segua. Segua difensivo. Va bene. Sta venendo? Sì. Va bene, tanto ce ne sono altre creature. Poi durante il giorno se ne vedono. Ci sono un sacco di cinghiali. Ovviamente adesso non se ne vede uno, però ce ne sono, giuro. Comunque l'ambientazione mi piace, devo dire. Molto divertente. Ma non ci sono città. Cazzo, ho lasciato la porta aperta. Bene, bravo. C'è ancora la mia roba, grazie a Dio. Allora, Lupus, vieni qui. Ok, devi fare la guardia, un po' più in qua. Che livello sei? 4. Ecco perché l'ho tamato facile. Allora, resta difensivo. Ok. Cute. Bene. Dunque, credo che sia qua allora. Per far la sella. Dunque. Bene, non me ne fa vedere manco mezzo. La scopa del pellegrino. Volete dire che non l'ho studiata? Ci manca solo. Dunque. Mi sa di no, eh. Mi sa che non l'ho studiata. Cuoio, anelli, collane. No, non è qua, è qua. Eccola qui. Sella. Richiede 3 punti. Fantastico. Che livello siamo? Beh, non siamo tanto là. Ok, ancora non lo posso cavalcare. Vedete, qua ci sono le varie... vari livelli di scopa. Per ora c'ho la scopa del pellegrino. Poi ci sta quella del temerario, quella leggendaria e lo schlal. Mi chiedete cos'è? Perché e poi ci sono le pozioni di volo, anche. Sito delle non ci sono città. No. Qua c'è la scopa della squadra blu e della squadra rossa, perché credo che ci siano qualcosa tipo il Quidditch, credo, o qualcosa del genere. Allora, qua dovevo forgiare, allora, gemma runica perfetta, pietra incantata, no, i lingotti li avevo fatti tutti, mi sa di sì. Ok, quindi lasciamo giù qua, no, lasciamo qua dentro un po' di roba. Cristallo. Questi. E questo. Il latte, cioè dietro il latte. Ok. Eccoli qua, lingotti, va bene. Lingotti di ferro e lingotti d'oro. Polvere fatate, quello che mi ha fatto fare la scopa. Allora, niente, devo andare a sciottare qualcuno. Che fa? Devo andare a ammazzare qualcuno. Se no, non saliamo di livello. Quindi a sto punto, signor Lupus, mi segua. Questo non è molto comodo. Aggressivo, difensivo, difensivo. Vieni. Poi naturalmente io loggo ed è notte, capito? Mannaggia.
Ah, ecco una cosa che dovevo fare, il channeling. Giusto. Aspettate. Aspettate. Questa qua è una magia che devo assolutamente fare. Cos'è che c'è? C'è una cassa. C'è una cassa e noi l'apriamo. Oh, pane. Sale, buono, questo mi serve. Uovo di fenice. L'uovo di fenice defunta. Sorgerà di nuovo? Aggiungi fino a più 4 di danni da sanguisughe agli incantesimi creati. Ah, una reagente per... Bene, bene. Per potenziare gli incantesimi. Ok. Ok. Sento altri lupi. No, devo assolutamente... Tu aspetta lì. Devo assolutamente imparare l'incantesimo. Aspettate che non mi ricordo più. Era quella natura, mi pare. Vediamo un po' se ci ho preso. Allora, così andiamo sul grimorio. E lo faccio qua sul sinistro. No, bene, sì. Estrazione, eccolo qua. Lo mettiamo qui. Qua. Ok. Allora, estrazione è praticamente il channeling dell'incantesimo che permette di estrarre. Vediamo se lo fa anche sugli alberi. Sì. Vedete? Consuma mana e non l'arma. E così io posso, diciamo, recuperare le risorse. Oh, che sta venendo giorno. Si vede in alto, sì, si vede. Naturalmente la velocità di raccolta dipende dalla vostra arma e dipende dal numero di reagenti che mettete per potenziare l'incantesimo. Meglio è l'arma, più in fretta raccogliete le risorse. Ok, vediamo se ho messo inventario 11 di 30. Ok, allora, caro lupacchiotto, andiamo a far fuori qualcuno. Meglio controllare sempre agli inizi che quello mi segua. Dai, che sono 1000 punti esperienza. Vabbè, mica pochi, però. Deserto dei Tartari. Ah, questo è il lago dove ero stato l'altra volta. Ok, qua c'è del metallo. Molto interessante. Qua qualcuno si è già costruito una bella casetta. Funghi. Anche il panorama non è male, eh. Sarei curioso di andare a vedere cosa c'è lassù. Vediamo la mappa dove punta. Ah, è là in alto. Questo è il lago. Ok, va bene. Oh, lupo, lupo, lupo. Lupo. Lupo ululì. Castello ululà. Dunque, vediamo chi attacca lui. Oh, ecco che si attaccano. Vediamo l'incantesimo di cura. Così lo curo. Giusto? Sì. 323. 328. 326. Sì, ma non fa un cazzo di danno. Che livello è? 5. Ok, così lo sto curando.
Vabbè, ma tu frescone, adesso ti tiro delle radici. Questo è un signore incantesimo, raga. Adesso se io lo blocco un attimo e gli dico fermo. Ok. No, fermo, ti ho detto. Testa di ca... Era questo. Passivo. Minchia. Vabbè, saccheggia. Quanto abbiamo fatto? 100 punti esperienza. Ale. Ne servono giusto appunto altri 10. E quello non mi segue. Ah, ne ne ne. Allora. Segui difensivo. Ok. Vediamo. Vediamo se mangi per recupero un po' di mana. Sì, meno male. Ok, vai, 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 ragazzo. Vediamo se c'è un accampamento nemico da qualche parte. Noi siamo qui. Qua. Proviamo ad andare qui. Potrebbero farmi molto male. Tu che l'ho vista? Là. Cazzo, non ho le altre due armi. Mi manca il bastone. Che non ho più costruito. Pino giallo. Questi sono tutti risorti, come materiali per costruire oggetti vari. Allora, vediamo un po' come ce la caviamo. E non ho gli incantesimi buoni. Potrebbe essere un fatale disastro. Ecco i pixi. Ah, minchia, ho scelto proprio l'accampamento giusto. Figa. Questi mi saraccano. Livello 7. Sozzo 6, 7, 6. Minchia, sono pure in 4. Ok, lasciamo perdere. Andiamo a farci il cinghiale, va? Kaboom! Mari? Ok. Vediamo cos'altro c'è in giro. Hanno costruito un ponte là. Eh sì. Hanno fatto un ponte, chissà perché. Oh, c'è un orso. La proagine qui spruzza da ogni poro. Decisamente, decisamente. Poi non mi ricordo più un cazzo proprio, ma... Quindi stai fresco. E fai un 150, un critico. Ok, riusciamo ad addomesticarlo questo o devi scassare un cazzo? Passivo. Ok. Vieni, vieni. Capo di bomba. Aia. Magari mi fossi fatto carrapace prima. Dai. Aia. Eccolo. Bubu? No. Bubu? C'è il grande Bubu. E ne abbiamo un altro. Segui aggressivo, segui difensivo. E tu, qua cominciano ad essere in tanti.
Ci sarà un comando. Segui difensivo. Ok. Curet. Curet. Ok. Mi domanda... Ah, quello si è costruito una base qua. Hai capito? Si è costruito una base questo... Ma perché? Che senso ha fare sta roba? Non si sa. Qua altra gente che costruisce. Ecco, quello lì è una base. Esatto. Cioè, scusate, è una città, però è deserta. Ci sono le città, ma... Cioè, servono una minchia. Quello cos'è? Andiamo a vedere. È uno scheletro? È un folletto di livello 8. Cazzo, un cavallo! Quello è buono da domesticare. E sta venendo di qua? Sta venendo di qua il cavallo. Cavallo? Cavallo? È il cavallo? Ciao. Ma deve essere passivo. Quello. Attacca questo. Attacca questo, cazzo. Attacca quello. Che mi fa il culo a capanna. Lascia stare il cavallo. Bravo. Cazzo. Finché sta a metà. Andiamo bene. Mangiamo. Cos'era? R. Ok. Carapace. Mena. Bello. Ok. Che mi dai? Semi di sorbo. Essenza di luce e polvere fatata. Buono. Quanto manca? 3.700 a 4.400. Pochino. Ma va bene così. Andiamo che ne massacriamo qualcun altro. Il cavallo. Piglia il cavallo. Cazzo, è troppo veloce il cavallo. Forza. Tagliamo questo. Vai. Sotto. Ho perso il lupo. Ah. Vedi come saltano, si incasinano tutti. Ok. Saccheggia tutto. Perfetto. Povero lupo. È il primo arc, raga. Primo arc. Là che c'è un altro. Andiamo. Ci sono un sacco di incantesimi. Adesso non ho le armi equipaggiate, quindi ne vedi pochi. Ne vedete poco. Cazzo, l'ho mancato. Figa, ho attaccato il bastone. Ok. C'ho il lupo lievitante. Ma si può. Ok, curettina. Lì vedo altre creature. Andiamo! Non ho più mana. Mangiamo. Allora, non è male come gioco, eh. Mi ripeto, me l'hanno dato gratis. Tra l'altro sta a 30 euro, quindi non è neanche poco per essere un giochino del Kaiser. No. Mi ho tirato la cura. All'attack! Sta menando? Sì. È il lupo.
Te lo vedo poco sul pezzo. Oh oh. Adesso mi si è dato il paziente però. Come sta? Ok. E vabbè, curiamo a sto punto. No? Attacca lui. Allora, questo... Ma non riuscite a focussare lo stesso? Minchia il lupo. Minchia il lupo, finito il mana. Eccolo. Azzu, azzu. Curalo, curalo, curalo. Ho perso tutte e due. Izzu, cazzo. Molla? Ok, allora, mette la guerra, e guerra prete. Ma vaffanculo. Non riuscite a stare in fila, indiana? Livello 12 ce l'abbiamo fatta. Ok, niente. Devo recuperare due animali. Mi sento quando torni ti trovo mago. Sì. Siamo su Citadel. Comunque più che il mago, Harry Potter mi sembra il mago Forrest. Dai, non ho fatto in tempo a far vedere la IA ai miei, le mie creature. Saccheggia tutto. E saccheggia tutto. Ok. Va bene, abbiamo passato di livello. Allora. K. Possiamo scegliere più 20 di salute, più 20 di danni, più 20 di mana o più 20 di capacità di carico. Capacità di carico non l'ho mai messa. Ho messo salute, mana e danni. A sto punto io metterei un mana. Ok. Allora, abbiamo 4 punti. Io farei la sella. Perché altro cosa abbiamo? Ecco, ci sono... Ho già la secondo tier delle armi. Queste fanno proprio cagare. Cioè, l'ascia di Simeon, voglio dire, è contro la l'ascia punta di pietra. Ascia punta di pietra. I guanti di Wilderbane contro il guanto d'arme d'artiglio d'orso. Cioè, voglio dire, questo è un cappello da mago di Solomon. Il problema è che costa tutto. Questo costa 2, questo costa 1. Come adesso solo 4 di punti. Mi sembra che sono 60 livelli. Se non vado errato, quindi non si può neanche fare tutto. Io farei... Sono molto indeciso se fare delle armi buone oppure la sella. Cibo ne ho un po'. Anche le pozioni, la pozione del mana, cazzo, sarebbe utile. Però 4 punti, se faccio la sella posso fare ancora una cosina. Questo è il generatore di mana, che mi rigenera il mana. Ma la cassa con la cazzo di cose per riparare? Dov'è? Minchia, ripara banco è qua. 3 punti e richiede livello 15. Io sono al 12. Figurati! Buca con punte accumulate e trappole di legno. No, io farei la sella e un punticino lo metterei nella pozione di mana. Che dite? Facciamo la sella, dai. Meno cavalchiamo, possiamo andare in giro. Ok, e poi un punticino mettiamo nel mana. Vitalità cosa dà? Tutte e due, no? No. Velocità di movimento. Pozione di mana poderosa. Allora, cominciamo con questa. Ok.
Bisognerebbe imparare come si fa. Va bene, c'ho da mettere ancora qualche punto, sì, qua. Questa non l'ho capita invece, perché me li fa mettere due volte? Comunque, fatto sta che me li fa mettere due volte. Poi la O cos'è? Ah, mi dice che posso creare delle cose, ma queste le facciamo. Posso farle adesso? Sì, facciamo la pelle e facciamo la stoffa. Non è nulla. Mago Forest. Ah, ho preso anche un'essenza. No, un uovo di fenice. Minerale di ferro. Le essenze che ho preso sono solo queste due. Va bene. Verdura a vapore. Ah, è carino come gioco, eh. Devo dire che non è malaccio. Poi già che fai la tua scopa e voli. Aspetta, te devo andare qua. Dov'è? Forza. Ti è andato lontano. Vai. Pom 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 pom. Sì, acerbissimo. Assolutamente. Assolutamente. Beh, tra l'altro non vorrei dire una vaccata, ma secondo me è ancora in early access, eh. Qua devo fare attenzione che mi sembra ci fosse un drago. Vedi effetto grifone? Dopo finire il mana. Riatterriamo. Ok. Ci mangiamo ancora una zuppetta. È già uscito, ma pensa te. Sì, un po' nella drata. Tra l'altro 30 bombe, non so se mi spiego. 30 bombe per sto gioco. Che poi non è che ne posso neanche parlare male perché me l'hanno regalato, ripeto. Quelli di K-Mailer. Cos'è quella roba verde lì? Oh, sono dei cattivi? Sì, che cazzo vado lì a scassarmi? Ci sono i cosi. Quello è un livello 11. Ciao. Tutto vostro. Dov'era la cosa di raccolta? Questa? Sì. No, qua mi curo. Questo. Ah, questi non li raccolgo così? No, questi qua. Devo andare a manina, giustamente. Le bacche è. Signor Potter, le bacche si usano le mani, signor Potter. Non gliel'ha detto la sua amica Ermignottone? Sì, sicuramente. Troppo, troppo. Concordo, concordo. Ok, allora adesso abbiamo la sella, ma non ho più nessun animale che ho domesticato. Ma noi ce ne freghiamo perché noi vogliamo fare le pozioni. Si faranno nel calderone del negromante? Come si faranno le pozioni? Oh, pozioni. No, non sono pozioni. Queste ci. Ah, pozioni. Richiede calderone del negromante. Ce l'ho. E poi. Ah, devo andare nel calderone del negromante. Interagisci. Pozione, fiala di mana, che vuoi? Orchidea fantasma e cristallo runico. Va bene, c'ho tutto, però ce li ho lì.
Allora, posso fare un trasferimento? Deposita tutto, raccogli tutto. Muoio di peso? Sì. Ok. Però mi muovo lo stesso, sì. Questo è bello. Che ti si abbassa, mi sembra. Non puoi correre, non puoi sprintare, però comunque puoi raccogliere comunque tutte. Oh, ne posso fare ben 19. Mi piace. E facciamoci le pozioni di mana, che mana è utile. Cos'è che serve? Quindi orchidea fantasma che si trova in giro. Perché se ne ho 100. Ah, però 6. E 4 cristalli runici. Ok, questi si trovano anche quelli a bomba. Facciamole tutte. Sta facendo. Ah, sì, sta facendo quelli. In single player sì, sicuramente. Sicuramente un po' complicato. Ci vuole un po' la mano, magari anche con gli MMO. Perché a me ricorda molto i primi World of Warcraft, dove anche un orso ti ammazzava. E vi assicuro, non so se avete visto, ma probabilmente siccome ho montato il video dove mi ammazzavano, non l'ho fatto vedere. Comunque su YouTube c'è, ripeto, se volete vedervi almeno gli inizi, perché no, avevo già cominciato che ero tipo a livello 6 o 7. L'inizio, beh, abbastanza noioso. Non che adesso ci sia tanto da impazzire, però. Ah, naturalmente non c'è un soffitto. Ma ci sono le mutande! Ma dai! Uribil! Uribil, c'ho il pacco, c'ho il pacco. Viola, perché sono viola io. C'ho il pacco viola, mutande strette. Va bene, tiraggiamo con la fucina. Posso saltellare qualcosa? Uno. Ah, beh. E col banco da lavoro posso fare qualcosa? Semi di sorbo. Che cazzo servono i semi di sorbo? Si ottiene dai semi di uva ursina. Posizionali nel lotto agricolo che non c'ho. Devo studiare. Cioè, è terribilmente lento il progress. Ci vogliono ore e ore e ore. E adesso ho fatto un livello, ho imparato una sella e una pozione, capito? Cioè, la sella va bene per tutti, eh. Potete usarla per qualsiasi, dal drago al cinghiale. Non posso neanche riparare le armi, porca puttana. Cuciniamo. Facciamo così, cuciniamo. Permesso. Qua si poteva cucinare, no? Focolare. Sì. Burro. A che me serve il burro? Debuff di indigestione. Meno 20 di mana, meno 20 di salute, meno 20 di velocità di movimento per 5 minuti. Se consumato crudo. Si trova negli accampamenti sparsi per Ignus. Ma io non voglio avere debuff. Ah, perché lo faccio col latte? Come cazzo lo faccio? Col latte e col sale. Suca! Che io il brrr ti faccio il sale. Ah, ma dai, ma è tutto. C'era una quest che voleva. Aspettate. Alce salato cotto. Eccolo là. Alce salato. Cominciamo a fare uno di questi, no? Che figata, ma guarda che quello lì è un gran gioco, eh. Allora, aspetta, anche l'altra volta ho fatto sta cagata. Ho messo il sale e non ho preso. Ok. Quindi uno l'ho fatto. Il problema adesso è trovare l'altro sale. Zucchero, c'è lo zucchero però. Utilissimo. Adesso posso fare più una minchia perché non ho il sale. E il sale mi hanno detto che c'è vicino a un fiume, un lago. Ma io non ho. È una roba che si trova qua, mi hanno detto, a sud-est. Però ora che arrivo lì mi addormento, capito? Chiudiamo la porta prima che arriva gente. Close the door, please. Signor Potter, chiuda la porta. Ok, ha finito le pozioni? Ok.
Interagisci col bottino. Saccheggia tutto. Devo saccheggiare il mio stesso bottino. Oh, pozioni di mana. Mettile qua. Perfetto. Adesso facciamo una prova. Vediamo quanto ciuccia. Quanto mi recca. Lo dice? Lo dirà? Bello che poi se le metti qui, qua non le vedi più. O forse no, qua. No, non me le fa vedere. Oh, signore. Le tolgo da qua. Mi dice quanto recca. Ah, non le posso più togliere? Dai. Le orso! Figlio di un mulo, vieni qua. Vieni qua che adesso tu... Avada Kedavra! Espelliarmus! Aspetta che deve... Ok, quanto sta? Rossetto. Oh, adesso ti addomestico. No, dove va? Che fa? Non scappi? Giuro che le do il miele. Non se ne vada. Fermo. Fermo. Dai, vedi che mi è più difficile perché non l'ho tirato giù tanto di vita. Ecco, ma si incazza pure. Fermo. Minchia, livello 3. Sei una solona. Però mi dai la possibilità di provare. Di provare. Allora, se prima era Bubu, oggi è Yogi. Yogi. Yogi e Bubu. Joji. Allora, segui, ma difensivo. Venga, dov'è l'ingresso? Ok, stai fermo, fermo. Stoppati. Difensivo. Chiudo, non per altro, ma che qua mi svaligiano. Perché da quello che ho capito, il forziere lo possono... Te lo svuotano alla grande, se... Se entrano te lo svuotano. Allora, drop. No, drop wall! No. Ho fatto drop wall. No. Ho perso tutto. No, 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 no. No, 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 ti prego, no. No, ho perso tutto. Cazzo, ho perso tutto. È là fuori, aspetta, aspetta, forse è là fuori. È rimasto fuori? Sì. Minchia, che caga, saccheggia tutto. Acerbino, eh. Allora, volevo fare... deposita tutto. Ok. Minchia, ore e ore di grinding. Paura. Con Forrest Docet. E che non so rifare la voce di lui. Allora, guarda te quanta carne, cazzo di carne c'ho. E non posso cucinarla perché non c'ho quella minchia di sale. Cos'è che devo fare? Ah, la sella, la sella. La sella e ci vuole il banco da lavoro. Giusto? Dove sarà la sella? Le sculpa? È la scopa? È il pacciame? È la sella? E che stacca? E ci vuole per la sella 20 di cuoio, 20 di cristallo, 10 di stoffa e 5 di lingotte di ferro. E forse teniamo tutto. 20 semi di sorbo. E lo zucchero e il cristallo me lo sono stucato tutto per fare le pozioni. Ok, quindi non ci abbiamo una minchia. Prelieva tutto, raccogli tutto. Ok, perché questi non me li fai pigliare? Non hai preso pietre, inventario pieno. Ok, fammi vedere. Ah, sella, mo? Cosa mi manca? Questi non ho una cifra, questi ce li ho. Minchia, 5 di 5 al pelo. Mi mancano questi e il cuoio. Il cuoio. E come lo faccio il cuoio? Cuoio.
Con la pelle. E richiede il banco da sarto. Ma vaffanculo. Pure il banco da sarto. Cioè, mo devo farmi 5.000 punti esperienza. E manco so se il banco da sarto. Dov'è il banco da sarto? Ripara banco. Riciclatore di rune. Dove cazzo sta il banco da sarto? Armadio. Pietra riparatrice. Pietra si suda. No, dissuda. Dov'è il banco da sarto? Non l'ho già fatto. Ah, ce l'ho il banco da sarto. No, non ce l'ho. Però posso studiarlo. Cioè, posso studiarlo quando avrò due fottuti punti. Va bene, va bene, va bene. Mi piace. Allora, sapete che c'è? Sapete che vi dico? Che mi riparo, anzi, mi costruisco di nuovo il bastone della foresta. E con quello abbiamo la bacchetta, i guanti, l'ascia. E col bastone ci facciamo l'incantesimo, quello paura, forza, essenza oscura. Questa non ho ancora provato, gli incantesimi. Allora, fai deposita tutto. Attenzione, Poi, minestrine, ce n'è una, verdura a vapore, e ce la portiamo dietro. Sa mai. Poi... per fare il bastone ci vuole legna e cristallo. Ok, allora questi li facciamo al volo fuori, quindi possiamo già andare. Allora, ta, perfetto. Preferite in terza persona o in prima persona? Dov'è l'orso? Yogi? Segui difensivo. Ok. Allora, quindi abbiamo detto legna e cristalli. I cristalli si fanno di là. Ok, allora, questo li raccoglie. Che poi hai capito, cioè, con gli attrezzi base ci metti una vita a raccogliere le cose. Ci vuole proprio pazienza per questo gioco. Verdura al vapore, sei lieta pure in game. Ma hai beccato. Oggi... per la dieta mi sono fatto i ravioli al pesto, mi sono fatto il mangiato a pranzo. La sera sono stato leggero, tacchino e... tacchino con sopra il gorgonzola. Ci avevo del gorgonzola vecchio da far fuori e ho fatto il tacchino, ci ho messo sopra questi tre tocconi di gorgonzola, poi ho fatto i pomodori. Abbiamo fatto un'altra quest, bene. E, no, stavo dicendo, a pranzo ho mangiato i ravioli. Ravioli, hamburger. E cos'è che ho preso di contorno? Patate al forno. Non male, non male. Nel bar dove vado a mangiare si mangia bene, non devo dire. Allora, dovrebbe essere sufficiente per farci il nostro bastone. Eccolo qua, crea. Verdura e vapore. Oh. Tra l'altro, per cucinare ho bisogno del fuoco. Sì. Però per la crema di uva orsina, almeno mi dice... ah, mi dà 10 salute e 30 di mana. Ok. E l'insalata di bacche fresche. Queste si possiamo fare. Va bene. Quando le becco. Cazzo, scusate. Ho lanciato l'incantesimo che non dovevo.
Andiamo nel grimorio. Ah, scusate, prima bastone. Oh, è uscito viola. Quando create un'arma, vi può uscire, per esempio, questa è rara. Questa qua è non comune. Ah, merda, mi è uscita peggio. Non comune. Per esempio, la tunica mi è uscita epica. Quindi, anche se siete delle merdine ai primi livelli, quando craftate, le cose che craftate possono anche avere una buona qualità. Per esempio, il cappello è una sola. È non normale, comune. Ok, vabbè, questi qua li mettiamo. Equipaggio oggetto. Oh, bene. Poi andiamo nel nostro grimorio. Scegliamo Ubastun. Non abbiamo essenze, vero? No. Vabbè, usiamo arcano. Tempesta arcana è figa, però mi preferisco il missile arcano. E invece sul tasto destro mettiamo fretta. Assolutamente. Fretta e teletrasporto. No, il teletrasporto no. Fretta. Oh. Ah, grazie. Ok. Cosa fa fretta? Penso che sia abbastanza chiaro, eh. Fa esattamente questo, attenzione. Io sto correndo. Figo, eh. Ma se volo funziona con la fretta? No, va più veloce a piedi che con la. Ma va a fare un culo. Ok, andiamo a prendere. Che piglio? Caso. Ah no, questo è mio. Questi con la mano, signor Potter con la mano, le bacche. Cioè, vi pare che uno e molti si becca cagare fuori i 5.000 punti su. Siamo già a 1.000, ridendo e scherzando. Ma quelli di luce ne ho un botto. Mi servirebbero quelle d'ombra. Ma quali sono funghi? Sì, sono funghi, scusate. È il turbo nelle scarpe. Funghi. 5. Cos'è che vuole? Uvorsina. Dove cazzo era l'uvorsina? Era questa? Pino giallo. Cristallo. Non mi ricordo più qual è l'uvorsina. Uvorsina 2, 3, 4. Magari, ecco, potrei fare una bella cosa. Andare a consegnare le quest. Potrei andare a consegnare le quest. Ce n'ho. Cazzo, tutte qua erano. Che strano. Sì. Potrei andare a consegnare le quest. E magari sbloccare i viaggi rapidi, perché questi qua sono per i viaggi rapidi se non vado errato. Ok, allora facciamo così, mettiamo, scusate, mettiamo il segno qui e via. Andiamo dove c'è un chiazzo, un chilometro. Pronti? Viaggio rapido. Facciamogli finire il cooldown e ce lo tiriamo di nuovo. Ma l'orso sta sempre dietro. Dai, Yogi, Yogi, cazzo, Yogi, dai. Vabbè, raccogliamo le orchidee fantasma. Orchidea fantasma. Nel frattempo, giusto per non essere sprovvisto, cibo, cibo. Facciamo un'insalata di bacche fresche. 5 di salute e 25 di mana. Meglio la crema di Ursina. Non mi dire che ho usato la roba della quest. Zè. Fanculo. Orchidea fantasma. Dove cazzo sta l'uva Ursina, mo? Di qua. Sei tu, Ursina? Sì. Ok, basta fare vaccate. Non craftare più niente. E dunque, le pozioni di mana me le tengo. Queste sono le bacche, va bene. Dov'è il segnalino? Là. Andiamo in volo.
Ho un cavallo, cazzo, come mi piacerebbe il cavallo. Ok, dobbiamo raggiungere quella palla lì. Quelle sono le zone di spawn dei giocatori all'inizio. Ciao, mi alzo un po' in volo così vi faccio vedere un po' com'è il panorama. Non è, ripeto, non è brutto. Cioè, ho visto giochi ben peggiori, eh. Solo che, minchia, 30 euro. Raga, 30 euro sono 30 euro. L'orso è sempre dietro. Sì, sì. Vai, Yogi. C'ho i piedi viola. Avrò camminato sulle bacche orsine. Ok, ce la fa? Che grande Yogi. E allora stammi dietro adesso. Oh, ho finito il mana, giusto, giusto. Ah, vediamo la pozione del mana quanto... Stica, 106. 100 di mana? Buono. Mi piace. Cos'è che corre lì? Le lepri. Minchia, non vi dico la fatica a prendere le lepri. Ho lepri sconfitte, eh? Non so se vedete la quest. Un casino prendere le lepri. Se non vai in velocità non le pigli più. Ma siamo già arrivati, va che bello. Ok, qua ci sono costruzioni di altri giocatori. L'orso segue. Cioè, vedete anche quanto lentamente recca il mana? Ah, ok, c'era la quest qua dentro la torre, adesso mi ricordo. Mi ricordo però che cazzo voleva, qual era delle quest che ho fatto. Scusi, permesso. Opla. Parla con Falstaff. Ho la certezza che diventerai uno stregone potente. Grazie per averci aiutato a riportare la pace nella nostra bella casa. Figurati, ricompensa. Tutto? Oh, idromele al burro, insalata di bacche fresche e lingotti di ferro. Non è che devo scegliere, vero? No, mi dà tutto. Grande, completa. Ah, fantastic. Non è che c'è un'altra questa, strunzo, no? Avrò altro lavoro per te domani. Ah, ecco perché ha messo le case qua intorno. Tra l'altro, stesso principio di Atlas, eh? Se quello ha costruito qua, voi non potete costruire qui. Vedete la distanza? Quello probabilmente ha costruito là perché... No, questo è tutto suo? Sì, è tutto suo. E cioè, si costruisce lontani. Infatti la casa io non l'ho potuta mettere vicino al lago, perché non c'era più posto. Ha messo tre cazzo di costruzioni nei, tipo nei tre angoli del lago, il famoso lago triangolare. E ciccia, ha dovuto costruire in collina. Vediamo la casa di questo. Comunque sta scopa consuma di brutto. Ah, scusi. Che c'è qua? Interagisci con il decompositore. Ma ti entro in casa così brutalmente? Non è che ci sono delle trappole, vero? Oh oh. Dite che ci sono delle trappole? Killabits. Chi è Killabits? Killabits mi sa di... Allora, c'è una porta là. Ci vado? Piano, eh. Per me è una trappolina, questo ce l'ha messa. E mi ammazza brutalmente. Piano. Posso aprire la porta? No. Ah, ok. Non mi fa aprire la porta. Va bene. Va bene. Oh, uno ci prova, no? Ok. L'importante è non poter aprire le porte. Questa non posso aprirla, vero? Okay. Ma se ci do una sciabolata? No, un cazzo. Va bene, me ne vado. Allora, l'altra missione... Tu è che ce l'avevo l'altra missione?
Scusate, stregone forgiato dal fuoco. Che cazzo devo fare stregone stregone? Stregone. Com'è che si vedeva le quest? Non mi ricordo più. Qua no, qua no, qua no. Qua no. Crea casato. Ah, ok, potete creare anche le gilde. Mentre qui la testa bassa e tocca tutto. In collina vista lago, eh sì, l'ho messa lì. Eccolo qua, il mio yogi. Mostra su mappa. Ah, figo. Difensivo al seguito. Sul luogo, al seguito. Ah, ok, quindi potrei... C'è un tasto qua che richiama... No, non è J. K. Non è K. H. Non è H. L. G. G. E scambio le armi. O. P. I. U. Y. B. N. N. Però non è che sia proprio pratico, eh. Va bene. Non mi ricordo più la quest. Credo che sia qui. Qui. Cosa fa? Monolito. Allora, facciamo una cosa. Già che siamo qua, andiamo qua. Così vi faccio vedere la cittadella. Quella là. Dove è nato il mio personaggio? Che ha dato i natali al potente mago. Com'è che mi chiamo? Ezio Letterin. Mazza, che fantasia. Sempre Ezio Letterin. Ma l'orso ce la fa salire? Eh no, che non ce la fa salire. Scusi. E che facciamo? Mi aspetti qui? No, perché poi ti perdo. Ce la fa girare di qua? Ai, 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 niente. Quando si dice una scogliera scogliosa... Eccola lì la strada. Versante, scusate. La scogliera non c'entra un cazzo. Che è questo? Funghi. Raccogli funghi. Vediamo, ci sei? Dai. Ci vediamo un po' il passo. Ok, entrati all'interno di questo scudo, mi sembra che non ci si possa attaccare. Zona sicura, infatti. Ma l'orso viene? Nella zona sicura? Yogi, cazzo, la vieni di qua, dai. Qui, qui. Madonna, che palle, non potete mettere la sella. Magari quella fare mi fa correre come un dannato. Dubito, eh. Non vieni nella zona sicura? No. Ok, qua ci vieni? Vieni? Qua? No. Vabbè, ho capito. È per non riempire di animali. Ok. Tra l'altro vedo che non parla nessuno, perché l'altro giorno era un ciarlare continuo di gente. No. Ogni giocatore dispone di un grimorio. Ah, questi sono i tutorial. Secondo loro questi sono i tutorial, capito? Le pietre parlanti. Questa cos'era? La pozza di vita. Se mi rigenera vita, questa mi rigenera mana. Ah, molto in fretta, tra l'altro. Ok. Dove? Oh, ecco, quello là in alto. Questo volevo farvi vedere. Questo qua vi permette di viaggiare rapidamente. È un portale. Dunque, teletrasporto. Non ho altre torri. Viaggia. Qua. Dove sono andato? Qua. Dove ero prima? Allora, cosa bisogna fare? Bisogna sbloccarle. Io sono qui.
Devo sbloccare questa torre qua e le altre torri. Questa qui, ognuna di queste torri rappresenta un portale, la possibilità di viaggiare. Il fatto è che non c'è una minchia. A parte il tipo là sotto, questo è il punto dove voi nascete, ok? E c'è il tipo che vi dà le quest qua. Tra l'altro, effetto carta assorbente, metti i piedi nella pozza e ti ricarichi. Forse non erano le due di notte. Sono le due di notte. Ah, in effetti. Ti sei disintegrato per restare esattamente lì. Sì. Allora, sono nato qua. Mi ha dato le quest, ho cominciato a fare le quest. Poi mi ha dato quella dell'acce salato. Allora cosa diceva? Crea un fuoco da campo. Lui mi ha dato il sale. Ho ammazzato gli alci, ho recuperato la carne. Quando sono tornato indietro ho detto: "Toh, va che c'è un fuoco da campo lì". Però non era il mio. Allora mi sono messo a cucinare. Il problema qual è? È che non sapevo che... Poi ho interagito di nuovo col fuoco da campo pensando che la carne fosse dentro al fuoco. In realtà non era dentro al fuoco, era sopra il fuoco. Non so se avete visto prima quando ho creato le pozioni. Quando crei le pozioni, dopo il sacchettino con le pozioni te lo mette sopra, in quel caso lì come si chiama, il bracciere del necromante, insomma come cavolo si chiama. E quindi io era molto più tardi delle due di notte, non ci ho fatto caso, quindi mi sono giocato tutto il sale. Perché non ho visto che il sacchettino, pensavo che non fossi riuscito a fare l'alce salato, perché ho usato il fuoco da campo di un altro giocatore. Quindi, morale della favola, non riesco a completare sta cazzo di quest dell'alce salato. Lui il sale non me lo molla più, io non so più dove cazzo trovarlo, perché mi ha detto che è a sud-est. Proviamo ad andare a sud-est a sto punto. Io sono qua, andiamo giù di qui. Ci sarà un cazzo di... No. Oppure al monolito. È monolito. Andiamo al monolito. Vediamo che cazzo c'è al monolito. Vai. Qua per esempio c'è un punto di domanda. Di chi è sto punto di domanda? Perché c'è un punto di domanda lì? Oh, mi piglia per il culo. C'è un punto di domanda proprio davanti a me. Ah, stai a vedere che la quest è qua, è nell'altro. Ecco, quello che stavo dicendo è: le quest che ti danno qua, in questa base qui, te le danno paro paro in quest'altra qua. Infatti, quella che c'ho lì, stregone forgiato dal fuoco, è la prima quest che ti dà di raccogliere l'uvorsina, le orchidee fantasma e i funghi. Me l'ha data qui, l'ho fatta. Sono rinato qua perché ero morto in questa zona, quindi sono rinato qui. E mi sono dimenticato di attivare la torre. E mi ha dato le stesse, il tipo che c'è qua dentro è sembra tipo il fratello di quello che c'era sotto e me le ha date uguali. In una puntata di Zeg dell'anno scorso il Mago Forest ha fatto la stessa cosa, era carne di cinghiale però non di è pirla. Il Mago Forest non vola, va bene, però fa un trucco di magia fortissimo. Dov'è? Di qua. Ma non ho messo il segnalino. Eh sì, qua sotto. Andiamo a vedere sotto il monolito. Che fa il monolito? Le zone sicure fanno scadere? Che fa il monolito? No, mi sono tolto... Scusate. Eh sì. Mi ha fatto togliere il missile arcano, Dio solo sa. Ok. E provo a raccogliere. Raccoglio qualcosa, no? Da qua raccoglie la pietra. Cosa fa il monolito? Oh, ma sono delle mani! Cazzo, ah, è uno! È un tipo! Cazzo, l'ho visto adesso. È arrivato Yogi. E beh, fa un cazzo monolito? Fa un cazzo. Mi ha seguito. Non so come ha fatto, ma mi ha seguito. Ha fatto il giro. Va bene, allora sì, facciamo così. Andiamo di qua a sto punto. Dov'è?
spostati. Oh, questa l'avevo già attivata. Andiamo qui, eh? Facciamo sta quest, oppure andiamo qua. Loro dicevano che il sale si trova qua in basso. Anche qua c'è un'altra. Andiamo qua. Vediamo cosa c'è. Inesplorata, eh? Però prima un giretto qua dentro. Magari c'è qualcosa che... Cuoco, permesso! Salve! Oh. Accesso non consentito, ma vaffanculo. Nella fucina? È un caso. Ma guarda, qua c'è il trono. Maria Antonietta, c'è il trono rotto. Ma se gli dirò due saracche al trono, glielo scasso? No, fa un caso. Vabbè. Più comunque non hanno stile. Yogi, andiamo. Non vola ma lancia le carte. Tu sai lanciare le carte? Cerca un tavolo da sarto, magari fai il... Minchia, hai detto una cosa intelligentissima. Ecco, c'è che ha chiuso. È tutto chiuso, sì. Oh, 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 uno scheletro. Andiamo a far fuori lo scheletro. Espelliarmus! Oh. Si sarà chi lei, scusi. Mi curo? Ma no, c'è bisogno di curarsi. Espelliarmus! Il problema è che se voli... consumi il mana. Mi sa che devo aumentare un po' i danni. Quello che mi piace... di... ok. È che l'orso non fa una minchia. Ah, ma attacca, no? Dov'è? Attacca aggressivo. Difensivo. Così mi attacchi? Bravo. Alleluia. Minchia, uno scheletro di livello 4. Vabbè, non è che mi ha fatto chissà che... ah, ossa, utilissime le ossa. Va bene. Andiamo, va. Valle di Leafwind. Yogi, bravo. Vediamo qua sopra cosa c'è. C'è una roba da sar... guarda questo, si è fatto proprio la casa seria. Scus. Scus. C'è un ketz. Va bene. Non si può. Andiamo avanti. No, 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 giù, 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 Potter. Harry Potter. Comunque, cioè, consuma più di una Lexus, sta cazzo di scopa. C'è un lupo. C'è un cinghialotto. Di livello 7. Mica ma... vaffanculo. Bravo. Un bel critico. Mica me lo fa saltare. Ok. Non... oh, senza di luce. Bene. Non... non lo tamo perché... sono inutili. Cosa prendi da uno scheletro? Non lo so. Se tu giochi a D&D, da uno scheletro a volte droppano anche monete d'oro. No, d'oro no. Ma di rame. Che tu dici? Tu che cazzo dire le monete di rame?
Non si sa. Ha mancato. Cioè, andiamo un po' in prima persona, che mi sa che è più facile. Mica tanto. Muori, creatura dell'ombra, perché sei in ombra e non si vede una minchia. Perfetto. Yogi ha raggiunto il livello 4. Oh, livello anche lui. Cos'è tenuto dato? Che abilità ti hanno dato? Pelo folto? Dente giallo? Andiamo, va. A sparare imbaccate. Oh, piove. Adesso, wow, i granchi hanno in tasca pezzi interi di armature in cuoio complete. Vedi? Hai ragione. Ok, forza, forza, forza. Se schiaccio troppe cose assieme. Oh, ho cambiato il panorama. Guarda quello. Si è fatto il villino, il bilocale si è fatto. Bene. Certo che questi proprio vivono male. C'è dentro una torre così. Parla con Marcella. Marcella bella. Pietre preziose. Fiala della salute e lingotto di ferro. E accettiamo. Cos'è che vuoi? I fuochi di Evren stanno divampando in tutto il mondo di Ignus. Ah, ok, il mondo si chiama Ignus, giusto, non ve l'ho detto. Bisogna estinguerli per ristabilire il freddo. Puoi trovare questi servi nelle lande selvagge di notte e perlustrando i cieli. Minchia, mi sa di questa ostiosa. Guerra contro l'esercito di Evren. No, ma non ho capito un cazzo. Non devi temere il fuoco dei draghi. Torna a combattere, liberi i cieli e sacrifica le loro anime. Che cazzo c'entra? Ma scusa. O non ho capito io la quest. Comunque, vediamo se mi dà. No, non mi dice dove andare, vero? Vabbè, devo beccare questi stronzi col fuoco. Orchi sconfitti. Ok. Sarà giù di là. Giusto? Eh sì. Credo anch'io. Tra l'altro. Ma quello è tutto mare? Eh? Io sto guardando da che parte? Di qua. Quindi qua è finita la terra. No. Ci sono delle isole, quello è un pezzo in più. Allora, ha detto che qua c'è il sale. Andiamo a cercare sto cazzo di sale. Che almeno riesco a finire il tutorial, perché quello faceva parte del tutorial. L'alce salato. Ok, cos'è questo? Funghi, gli stretti. Mazza se corre io. Questo cos'è? Questo. Pietra. Dai, quello che sale. È sale? Non è sale, è legna. Dai un pezzettino di sale. Questo. Cos'è? Pietra. Quello è fungo. Quello o è sale, questo cos'è? No, vediamo. Dimmi che sale, dai, bianco, cazzo è sale. Poi metallo è sale. Dai, sale questo. Proviamo a far raccogliere. Sale! È sale! E non me lo fa raccogliere il sale, figlio di mula. No, così no, mi scasso. Ah, ecco, dovevo beccare il punto giusto.
Adesso andiamo a beccare questi disgraziati di orchi, ma non ho capito dove. Oh, quanto ne abbiamo? Cazzo, sale. Sale? Ah, beh, certo. È già in vitro. che cazzo di domande. Sale? Ecco. mi dia 10 fialette, grazie. Qua sarebbe interessante provare un po' di PvP, quello sì. Quindi a questo punto magari potrei ricreare poi un personaggio, un server PvP. Ciao Yaya, buonanotte! Grazie per essere rimasta fino a quest'ora, eh. Fa sempre piacere. Almeno da esperienza raccogliere la roba. E che non riesci a beccare il punto. È di qua. Cioè è su, voglio dire, è suggestivo, no? È abbastanza suggestivo come panorama. Graficamente tremendo, però dai, non mi dispiace. Allora, vediamo un po', non riesco a spostarmi qua sotto. Oh. Dunque, proviamo... Dove saranno quegli orchi? Campamento nemico. Boh. Ma Yogi passa l'acqua? Ero curioso di andarti là io. Vediamo che fa. No, Yogi non viene sull'acqua? No, Yogi non passa sull'acqua. Ok. E beh, giustamente, poveraccio. Allora, aspettami qui. Difensivo. Difensivo. Ok. Voglio dare un'occhiata di là. Minchia, già che ho trovato il sale, tanta roba. No! È finito il mana. No, la carne, allora, la carne di alce ce l'ho. Non ce l'ho dietro, ma ce l'ho comunque. Si potrebbe anche prendere da lì, in effetti. E il problema era il sale. Qua sopra cosa c'è? Dov'è che sto andando? Non c'è niente? No. Mi fa vedere un Ketz. New Ketzinger. Meno male che ho fatto un po' di pozioni di mana, sennò qua stavano freschi. Ma questo l'ha costruito un giocatore? Signor, mi sa di sì. No. Mi sa di sì, però, perché se non è segnalato... Dracula. Tanta roba. Eh sì. Mi fa interagire. Possessore Shadow Walk. Vabbè, c'ha... Madonna mia, che sa che due palle. Tutte ste... Guarda cosa c'è là sopra! E stai fresco che io vado lassù. Minchia, mi ci vogliono due fialette di mana. Aia. Permesso. Ok, allora, io sto andando di qua. Ah, ok, si sta aprendo. No, volevo vedere quanto è lungo, quanto è grossa la mappa, capito? Se quello è il fondo. O c'è altro?
tipo di là. Si può andare di là. Che però va, eh? No, ma là è fasullo, però. E mica tanto fasullo, sticca! Ma lì sì, lì finisce, non c'è niente lì. Ma non sembra che si avvicinino. Si avvicinano. Mi sto bagnando la tunica. No, si avvicina un cazzo lì. Va bene. Aspetta! Vabbè. Allora, siamo qua. Ok, vediamo di qui cosa abbiamo. Cioè, ma almeno dare la possibilità di farsi le pozioni per poter andare avanti, perché ogni volta se devo usare il braciere devo tornarla indietro. Andiamo sul costone. No! Oh! Ah! Minchia! Ho perso solo 14. Sì. Bevi. Vai su. E vabbè. Quello c'è. Dai. Non mi fa salire qua sopra. Oh. Queste sono pietre. Infime pietre. Pensavo di trovare qualcosa di, non so, tipo uranio. Funghi. Ecco un drago. Ok, non è il posto dove stare qua. Oh, ti ho fatto pure vedere i draghi. Eh? Minchia, siamo veloci. Non sono ancora pronto per addomesticare un drago, eh. Mitel Diset. Perché bisogna portarlo basso di vita. Non so che distanza di agro. Cosa sarà? C'è pure la casa qua. Più sono due. Vediamo qua dentro. Permesso. Che fai, rosso? Possessore Mojo. Salve. Che è? Non si può entrare qua? Aggiungi. Oh! Aggiungi runa. Tieni premuto per riempire. Ce l'ha il banco del sarto, scusi. Banco con riparazioni. Cazzo, posso riparare? Non ce li ho dietro quelli che mi servivano per riparare. C'è il trono. Figo. Qua, posso aprire il forziere? No. Ok. Tu saresti stato più contento se fossi andato là a farmi ammazzare, vero? Anche questo ha fatto una bella casa, però. C'è tanto di trappolona per i draghi, no?
costruita un po' strana. Che è sto robo? Una piscina? Ma mi cura? Ah, è per la vita, ok. E poi ci avrei quello per il mana? Sì, bravo. Figo, questo è già avanti, ragazzo. Bravo, Mojo. Va bene, quindi l'ho messo qua. Qua c'è. E qua c'è. E devo andare a guardarmi su internet dove sono questi orchi. Mettiamo il segnalino qua. Andiamo là. Il problema è che sto finendo le pozioni del mana. Cioè, considerato che tu sei un mago, cazzo, il mana, io adesso non dico che dovresti averlo infinito. Però, insomma, no. Cioè, vorrei mica attaccare tirando bacchettate con la tua bacchetta magica. Ah, è vero. Forse qua nell'accampamento ci sono gli orchi. Guardiano della foresta livello 29, però quelle casse lì come mi piacciono. C'è un altro là, livello 21. Questi mi fanno a pezzettini e poi buttano via. Uccello, livello 11. C'è un modo di volare un po' strano con l'uccello. 2:30, vado a dormire. Sì, adesso stacco anch'io. Ma tu dici che ci arrivo di nascosto lì, no? Arrivo, scendo, rubo e scappo. E guardalo. 1777 di vita. C'ha pure mana. Ok, non è il caso, non è il caso. Va bene, ti lascio con i tuoi problemi di parte. Buonanotte, buonanotte, ghiaccio. Grazie per essere rimasto fino a quest'ora. È sempre piacere fare due chiacchiere. Oh, sei svegliato? Ho sentito un verso? Dunque, le casse sono lì. Vediamo cosa succede se io mi avvicino piano piano. Tentativo di furto numero 1. Va bene. Tentativo di furto numero 2. Ha visto? Mamma mia. Perfetto. Sono dei soloni. Bravi. Mi piacete così. Oh cazzo, m'ha visto. Via. Grande, grande. 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 Rifacciamoci con del sale. Dell'ottimo sale. Devo fare attenzione perché comunque questi ti seguono per un bel po', eh. Soprattutto quando gli fotti la roba nei forzieri. Adesso guarda cosa ho preso. Chi è che è rimasto? Chi è che mi fa compagnia? Allora, abbiamo migliorato schinieri. Li posso mettere? Il livello non è adeguato. Li
Livello 26, minchia, livello 17. Tunica di stoffa di woodland, armatura 23. Mana 21, questo quanto mi dà di mana? Ah, uguale. Vabbè, che cazzo, ho rubato una fava di niente. Vediamo la tunica, che livello la posso costruire. Giusto per capire di che livello è quella roba lì. Tunica. Tunica di pelliccia. Dov'è che è la tunica di stoffa? Oh, livello 26 sarà qui. Boh. Va bene. Però mi è piaciuto il furto. Ok, andiamo qua. E così stacco. Mi teletrasporto. Cazzo, tra l'altro ho messo il trono proprio in un posto proprio comodo. Bravo. In mezzo ai teletrasporti. GG. Devo recuperare l'orso, tra l'altro. Posso andare via senza l'orso, dai. Anche no, che se ne frega. Lasciamolo pure là, l'orso. Allora, dov'è il segnalino? Segnalino. Là. Eccoci, zona sicura. Cazzo, ho bevuto un'altra pozione, sarò stronzo. Almeno. Troppe missioni, ma va che stronzo. Dov'è la torre? Adesso lo frego io. Cazzo, troppe missioni, sono tre. Minchia, troppe. Ok, abbiamo sbloccato un teletrasporto. Ah, però... Vabbè, si può fa. Dove è andato?
Ok. Mio orso che fa? Oh, 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 buono, buono, buono. È impazzito. Vado a sbloccare l'altro e poi me ne vado a dormire anch'io. Ciao Gabri, buonanotte! Grazie per essere rimasto fino a quest'ora. Non so se ti è piaciuto il gioco, è abbastanza, come dice, ghiaccio un po' acerbo, sicuramente. Però lo trovo interessante, carino. Gratis soprattutto, è carino. Ci vediamo presto, buonanotte! Quasi arrivati. Quello che mi piace di questo panorama è il gioco. Quello che mi piace di questo gioco è il panorama. Credo che sia. Comincia a essere un po' tardi. Mi si sta rotolando la lingua. Devo completare sta quest qua. Madonna, è canicatti. Almeno se passo davanti a casa, se riesco a fare due pozze di mana. Ok, allora, per le pozze di mana, cos'è che voleva? Orchidea fantasma. Cazzo, ne ho così poche. Che palle. E fai ste due orchidee, pozioni di mana. Ah, orchidea fantasma, quella qua. Oh, cazzo.
Fane un botto, ma il cuoio come cazzo lo facevo? Ah, qualcosa del sarto. Cuore fungine. Latte. Ok, vediamo un po'. Nel calderone posso cucinare? No, cazzo, giustamente. Qua posso cucinare però. Questo mi dà 35 su 15 di mana. Questo mi dà 20 di salute e 10 di mana. Pollame per fare pollame. Ah, niente, uovo fritto. Ma una roba mi dà un botto di mana? Questo, stufato di coniglio, ovviamente. Che non ho. Caputtene. Va bene. Direi che posso ritenermi soddisfatto e staccare la live. Ragazzi, è stato un piacere. Scusate per questa digressione su Citadel Forged with Fire. Però è carino come gioco, ripeto. Ne vale la pena. Buonanotte a tutti.